Paolo, complimenti, ottima result. Primo classificato al local di Palermo. Con cosa? Inner Conflict Warrior Jinzo. Che abbiamo... La skill potentissima. OP. Che abbiamo battuto? Allora, primo turno Twisted Warrior, secondo turno CK Twisted, terzo turno contro il buon Peppe Aiello, Twisted Warrior con Side Inner Conflict, molto innovativo e particolare come mazzo. Grazie. E quarto turno in finale con Ale, Twisted, Inner Conflict, Warrior Jinzo. Vediamo questo fantastico mazzo. Allora, due Jinzo e una Des. La razza è stata scelta così perché ha Jinzo P contro le trappole, ti permette di OTKare. E una Des perché va sopra un eventuale Jinzo dell'oppo. È forte perché i 1600 in difesa possono fare la differenza qualora ti becchi un Kuriba in faccia e l'avversario ha un 1600, quindi nel caso specifico comandante, ed è una situazione che è avvenuta durante il torneo. E poi chiaramente perché annulla gli effetti mostri, quindi OP contro New Doria e flip ed effetti molto fastidiosi. Poi due Gaia e due Gilfrid. La razza 2-2 perché semplicemente Gaia è molto forte contro eventuali paranoid e gli equip in generale, e Gaia perché è grosso, 200 in difesa, eventualmente in situazioni disperate puoi attivare Inner Conflict, tributare il mostro dell'avversario, il tuo mostro. Entra a 1009, diciamo il difetto è che comunque ti obbliga ad evocarli in attacco. Quindi questa proporzione onestamente si è rivelata vincente. Ok. Poi triplo comandante, stable ti permette di fare la lock, ti pompa i mostri di 400, i warrior, fortissimo, con 1009 in difesa ti permette di resistere agli attacchi di tutti i mostri yellow 4. Due Kuribo, ottima hand trap, fortissima, evita gli OTK. Il mio dubbio era su giocare 3 Kuribo o 2 Kuribo, alla fine ho optato per 2 Kuribo perché comunque con 3 il mazzo si rallenta troppo. E mono New Doria perché chiaramente è un out a tutti i mostri fastidiosi, ti permette di avere un'alternativa con la quale partire magari in difesa, e mi piace semplicemente come carte contro Moff, diciamo vince da solo. E tripla offering stable, non ha senso giocare due offering, ti para degli OTK. Semplicemente se hai anche due offering le attivi tutte e due, non skippi due draw face ma semplicemente una stable. Due teschio di Zoma semplicemente perché ti aiuta a tributare, spari danno, 1800 fortissimo a parer mio. Due dust per spaccare le settate, quindi eventualmente leva offering, ti permetti di levare Zoma e ti permetti di levare le Will, quindi preferite in questo caso anche Nightbeam, che per me è una carta fortissima, ho provato pure a utilizzare Nightbeam, però si è rivelata superiore Dust Tornado, semplicemente perché comunque contrasta anche le Zoma. Inoltre Nightbeam è facilmente eludibile, quindi parliamo delle situazioni in cui magari l'avversario è 2 set, attivi Night Beam su una set, se l'avversario ti mette in catena l'altra settata può chiaramente incatenare la carta targettata da Night Beam. Quindi comunque per queste motivazioni ho optato per Dust Tornado, però fermo restando che Night Beam è per me immensa come carta. Poi, vabbè, Fusion Deck, o meglio, Extra Deck, Random, sì. Due di questi perché semplicemente è figo. Side Deck, ok. Coccinella, Corvo e Giara contro Barn, Stal Barn. Giara ti permette di riciclare eventualmente Jinzo spaccati da
New Doria, etc. Chiaramente anche da ste tornado. Poi Corvo DD in questo caso, perché se l'avversario gioca la Jara o va in loop con la maschera, ti permette di dargli fastidio. E Coccinella magari. Se si prolunga la partita, comunque ti permette di avere più punti dell'avversario. E se Barn, ovviamente, parla da sé, il fatto che comunque ti permette di non perdere se attivi la skill o comunque di avere abbastanza LP. Nidoria, doppio contro Moff. Eventualmente posso anche decidere di levare i due Gaia, perché Gilfrid comunque è abbastanza immune al Paranoid, quindi in questo caso io 99% delle volte punto a levare i Gaia, perdo un pochino di attacco, di potenza offensiva il mazzo, però per il mio loro si incastrano perfettamente per come la build del mazzo contro Moff, anche perché c'è Zoma che comunque dà delle noie perché la Felena è 3500 e i Guaribo ti permettono di pararti dagli OTK. E lui mi è sempre piaciuto, onestamente, lo metto quasi sempre in ogni side deck perché semplicemente abbandono è un mazzo ostico. Non è T1, però mi dà fastidio. Quindi mentalmente non posso pensare di giocare contro un abbandono e non avere nessuna carta contro abbandono. Quindi sia lui che Corvo, ovviamente Corvo per rimuovere il target di Faceless, anche perché abbandono ti gioca ormai 3 Jinzo, quindi ti permette di rimuovere o Faceless o anche chiaramente abbandono e lui di rubare abbandono e la somma fusione del mazzo. Poi, vabbè, portafortuna, monetina di Mewtwo, Ultra Sgrava, e poi questi sono i miei token. Questi sono i miei perché sono i buoni, e questi sono i token del mio avversario. Semplicemente li do al mio avversario perché alla fine il bene, con tutte le difficoltà che affronta, alla fine il bene trionfa sempre, il male viene sempre sconfitto. Questo è Giusto, quanto. giusto. Paolo, i miei complimenti per l'ottimo result. Ti sei divertito, ti è piaciuto? Sei stato nostro gradito ospite. Spero che sia stato tutto il tuo gradimento. Ovviamente mi sono divertito molto, il livello è abbastanza competitivo, mi sono divertito tantissimo il multiplayer di Palermo. Vi invito a venire a giocare, non mi pagano per dire questa cosa, Ok. ma semplicemente perché dal profondo del mio cuore mi sono trovato bene, molto onestamente. Tengo a ringraziare ovviamente il mio team e anche tutte le persone online che mi hanno aiutato a buildare il mazzo in questo modo. La persona che ringrazio più di tutte è Lucas Gaylord, saluto Oxiver, ovviamente la lista non è farina nel mio sacco, è semplicemente il main identico, cambiano realmente due carte, ovviamente non dico quali perché sta Sta giocando ancora dei tornei, giocando? quindi non è corretto. La side deck è molto differente dalla sua, però chiaramente ogni persona l'adatta al proprio stile di gioco, al meta, quindi questo è quanto ragazzi. Ringrazio e complimenti per l'ottimo risultato.